Ok. Ciao a tutti ragazzi da Marcello Gaming 68. Allora ragazzi, ci troviamo ancora una volta su Euro Truck Simulator e sono in compagnia di Matteo Ermelio Gaming Buonasera ragazzi, benvenuti. e siamo in compagnia del fratellone Pietro VRN. Ciao ragazzi, bentornati su ETS2. Allora ragazzi, siamo con i nostri bellissimi bestioni Scania della VTC di Druido, come sapete ormai siamo una grande famiglia, e dietro abbiamo attaccato questi rimorchi per la consegna del bestiame. Ragazzi, facciamo un Bologna Monaco di Baviera così in scioltezza, giusto per scaldare un po' le gomme. Mettetevi comodi, godetevi il nostro gameplay, noi ci mettiamo in viaggio. Andate pure, raga. Allora, guidiamo da dentro chiaramente, ragazzi, faccio partire Matteo, Pietro e poi chiaramente mi metto in coda anch'io. Penso di aver fatto tanto il filo al cancello, vero Marce? Poco poco ne gliel'hai fatto, sì. Ok, Ma l'occhio ce l'ho ancora. beh, insomma, non è che stiamo guidando la 500 di una Vuoi volta, andare bel a sinistra? bestione. Ma l'occhio ce l'ho ancora, nonostante sia un bel Prepararsi mesetto a che non voltare a guidi. destra. Sì, ci sta. Voltare a destra. Ok ragazzi, noi ci mettiamo in movimento, chiaramente adesso andremo a prendere l'autostrada. Prepararsi a voltare a destra. Un piccolo convoglio, dai, un piccolo convoglio, magari ci va di Voltare lusso, a destra. becchiamo anche i nostri amici in strada. Stato creato così all'ultimo momento, ragazzi. Andare dritto. Un messaggio a Pietro, un messaggio a Matteo, ci siamo beccati così. Sono le cose più belle, no? Quelle create all'ultimo Eh beh, sì, momento. prima delle ferie e Assolutamente. poi. Assolutamente d'accordo. Alla rotatoria, prendere la terza uscita. Uscire adesso. Guarda, c'è anche Druido. Ciao, ciao Ciao Druido. Druido, ciao grandissimo! Dove andate di bello, ragazzi? Siamo Prepararsi a in voltare direzione a di destra. Milano. Grande Matte! Eccoci con lo Siamo diretti a Monaco di Baviera noi, Druido! Beh, ti sono dietro, Vabbè, ti faccio sono parte della dietro, era tangenziale quella io. tangenziale. Good trip, good trip. Pietro spari Matteo è sparito, non lo vedo più. Un Sono un po' avanti forse. po' tanto avanti. Ciao Druido, Ciao ti Druido, ti separiamo, ciao, separiamo, buon ciao, buon viaggio. viaggio. Ciao Druido, ci sentiamo prossimamente. Buon viaggio ragazzi. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Ciao Druido. Boh, io vi vedo, io sono già, Uscire a sono destra. 200 metri avanti a voi. Sì, adesso Don Pietro accelera un attimino, se no arriviamo per Pasqua a Monaco di Baviera. Ok ragazzi, ci siamo, come vi dicevo, ci siamo sentiti con il resto del gruppo che sono in viaggio anche loro. Spettacolo ragazzi, stiamo viaggiando tutti. Via, partiamo col primo casello. Allora fatemi capire ragazzi che velocità Tenersi a vogliamo destra. tenere, più o meno, per regolarmi. Direi tranquilli 90. Ok, va bene. Va benissimo. Noto molti lag comunque. Sì. Sì, da parte di Matteo. Cosa c'è? Lag un po' da parte mia. Sì, ti vedo scattoso.
Ma è normale, dobbiamo mantenere la distanza, dobbiamo restare sui 100 metri. Allora, ragazzi, io adesso mi organizzo con la velocità, eh. Un attimino. Io sono a 90, ho messo il cruise. Sì, adesso arrivo anch'io. Guarda, rallento un attimino, che così vi lascio avvicinare. 90 abbiamo detto, così metto il cruise anch'io. Sì. Ok, 90, via. Ragazzi, stiamo viaggiando, crociera a velocità 90 km/h. Come vedete teniamo un po' le distanze, sia io, Matteo che Pietro, in modo che così evitiamo il lag. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Di già dobbiamo uscire a destra, la Madonna. Uscire a destra. Io non esco a destra, vado dritto. Ah, perché tu forse hai preso come punto il distributore per quello. Vabbè, tanto io seguo a voi, uguale. Ah, sì, beh, guarda, è la strada più semplice, questa qua è quella con meno caselli per andare. Ma sai che da poco ho fatto l'Adriatica, che spettacolo di strada, partendo da Villa San Giovanni. Non c'hai caselli, non c'hai niente, è uno spettacolo quella strada. Tutta autostrada. E ti dirò che ho beccato anche un sacco di gente. Ma sì, è la strada più famosa su quei chilometrare, perché mi devi fermarti ogni 3x2. Per dire, la Francia è da evitare come la peste. Sì, è vero. Soprattutto la parte bassa della Francia. Allora, io mi stavo organizzando, però da solo la vedo un po' lunga, una partenza da Kirkine in direzione Egitto, facendo il punto della mappa, così la sto un po' studiando. Parliamo quasi di 6.000 km. Ci sta, calcola, io i 5.000 che ho portato il mese scorso, i due da 5.000, sono viaggi che in realtà erano 7.002, dopo vabbè ci sono i traghetti, ci sono le rotture di balle, non ti conto tutti i chilometri. Esatto. Però sono 5.000 secchi ed è da... la Norvegia, dall'Islanda fino a Malta, alla Valletta. È un bel viaggetto. No! Che succede, compa? Mamma mia, l'ho vista brutta, ragazzi. Mi stavo per ribaltare, Ma è tosta. Quelle lì vanno fatte massimo, soprattutto così, o il massimo a 70. Ragazzi, mi stavo per ribaltare. Gli ho dato il contrasterzo, sono riuscito a drizzarlo. Non ci credo, ragazzi. Non ci credo. Colpo di scena. Ma scusami, tu volevi fare il curvone a 90? Ci ho provato, ho visto che se... No, quello lì non lo fai a 90 neanche se vuoi, massimo 80, se proprio vuoi esagerare. Figa, ho visto che si è sollevato, gli ho dato il colpo e sono riuscito a raddrizzarlo di nuovo. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Salvato il calcio grande. Sono le curve, impari a farne un po' con il tempo. No, sono arrivato troppo lanciato, in effetti. No, ma le curve fatte in velocità e capire che massima velocità puoi farle, impari a farle col tempo, portando tanti chilometri. No, allora, le curve, diciamo, le curve un pochino aperte le faccio anche a 97 km/h, le ho già provate. Questa è bella stretta, chiude troppo. Quelle lì questa. Ti dico 90 impossibile, tornante così 90 impossibile. Esatto. Se proprio vuoi farlo, io l'ho fatto sparato a 75, puoi farlo to ad 80, ma già te la rischi. Oh, mi è sembrato di partecipare, com'è che si chiamano quelli che vanno su due ruote, raga, che fanno anche gli spettacoli? Ragazzi, AX, il comando del CBC, sì. Del CBC. Quindi devo mantenerlo premuto e parlare al microfono? Sì, esatto. Ho capito. Test, mi sentite, raga? Sì. Sì, ti sentiamo. Ah, ok, perfetto. Che portata ha questo raggio? È la portata del tab, quindi quando vedi un player sul tab gli parli. Ah, ok. Tenersi a destra e poi... Sai cosa non sento io? Quello quando tu apri il tab, cioè io schiaccio il CB. Esatto, non si sente quel rumore là. Quello là forse l'hanno tolto. Con i vari aggiornamenti sai che causano più danni che altro. Ah, ok.
Questo non sento io quando parlo io. Sì, no, non lo senti tu, lo sentono gli altri. Quindi se io per esempio premo il tab, tu dovresti, cioè, dovresti sentire un tipo sound. Sì, dovrebbe sentirsi in teoria. Ah, ok. Mi sentite? Occhio, mi sentite? Qui, barra pesante, mi sentite? Destra e poi sinistra verso Vienna, eh. Lo svincolo. A destra. Ok. Good trip, Marius. Marius. Finirsi a destra. Verso Vienna, vai. Ok, cerchiamo un nuovo percorso. Ciao Mario, buon viaggio. Purtroppo il romeno non lo conosco ancora. Perché è rumeno, perché si chiama Romania Star. Conosco qualche parola, ma è meglio non dirla. No, vai. Comunque ragazzi, ho notato che la promota, anche quando è vuota, sono tutti a Kirkenes. La maggior parte sì. Sono tutte a Kirkenes, anche quando ci sono 140 player, 144. Tutti lì, è normale. Tutti a Kirkenes sono, mamma mia. È come la tratta Villa San Giovanni, cos'è? Sua Villa San Giovanni. Beh, quella tratta lì è la più trafficata. Ma l'Adriatica dici? Sì, l'Adriatica, ma la tratta Villa San Giovanni e... no, alta, Villa San Giovanni Uppsala. Ok. Esatto. Quella lì è la più trafficata, è normale. Uscire a destra. L'ho fatta settimana scorsa quella lì. Quella lì è la tratta ideale per chilometrare. Bellissima, veramente, tanta roba. Ok, cerchiamo un nuovo. È tranquilla, non c'è troppo traffico. Comunque anche se trovi traffico, le stradine secondarie sono veramente poche. Bene raga, come vedete ci siamo messi in viaggio e andiamo tutti alla grande ragazzi. Ritorniamo in pista con i convogli. Comunque Teo, mi sono tirato giù la cisterna Bossini 4As. Ma non è come la mia. Lo so. Infatti a tempo perso quando rientrerai dalle ferie. Allora, quella lì, vabbè, quella che ho fatto io non è niente di che. Cioè non è niente di che, è la conversione un attimo migliorata a livello di texture di quella dell'anno scorso. Devo solo sistemargli gli interratori perché mi danno qualche problema col movimento. Ma prima voglio finire il progetto della stalla. Ah beh, certo, chiaro. E quello voglio buttarlo fuori su console dappertutto. Sono iniziato sto progettino, ci sta. Ma grossa una stalla? È una stalla almeno da 500 capi. Bella storia, grandissima storia. Grande Matte. Good trip. Ciao bello, buon viaggio. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Mi farò una stalletta da 500 capi adesso. Non ho capito, Pietro. No, dico spettacolo. Beh. Un po' di tempo che non entravo su Traggers. Ci sta. Guardate che le curve qua si possono fare tutte tranquille a 90. Io devo rallentare, se no vado addosso a Pietro. Rallento un po' anch'io perché vedo che sto perdendo.
Ma a Druido dov'è che stavano andando? Non ho capito. Milano, Milano. Ah. A quest'ora hanno anche già consegnato il Druido. Ma erano tanti? No, era solo lui. Ah, almeno. Ah, era da solo, ok. Almeno io che vedevo era solo lui, non so se gli altri fossero più avanti. Io quando sono entrato in d'agenziale lì a Bologna l'ho visto, ho fatto un pezzettino dietro di lui. Chi è che arriva? Chi è che sta arrivando? Fermo, è fermo. Ah, ok. Buona ruta. Ciao bello, buon viaggio. Casello più avanti non dovrebbe aver la sbarra, mi pare. Speriamo di no. Mi pare. Ve lo dico subito. Mi stava mancando il convoglio, ragazzi, bellissimo. No, ha la sbarra rallentate. Comunque tutta a sinistra. Sì. Telepass. E io sono ritornato ad usare il cambio automatico. Eccoci qua ragazzi, casello. Cominciano a spilarci 76 euro, perfetto, ci sta. Via, lo mettiamo. Adesso ci fermiamo tutti a Villa comunque. Rimpostiamo la velocità. Via. Marce, ci fermiamo a Villa. Vai tranquillo, io mi fermo dove vi fermate voi. Va benissimo. È una battuta. No, no, fermati, fermati. Ci fermiamo no, a Villa. No, è una battuta. Vai, non serve che seguite la strada per i camion, andate dritti. Sì, ho capito che zona è questa. Sì, sì. No, non esco a destra, vado dritto. Riorientamento. Good trip, good trip. Tanto becchiamo qualche amico. Ciao, buon viaggio. Ciao, grande. Adesso tutta a sinistra, non c'è sbarra qui. Ok. Quindi dritto 90. Scusa, tutta a destra, non a sinistra, Scusate. Infatti mi ricordavo che era verso... Vabbè, io destra, sinistra... Ah, vabbè, un po' come la matematica, un'opinione. Bravissimo, esatto, è un'opinione. Via. E infatti odio chi mi dice gira a destra. Devi dire gira di qua, gira di là, su più si sbaglio meno. Ragazzi, ho passato il casello a 90 km orari. Di solito io lo passo a 99-100 quel caso. Da arresto immediato proprio. Sì. E poi se fosse tipo il telepass in Italia, il telepass prende fino a 70. Quindi ti alza la sbarra finché entri a 70. Se entri dopo i 70 non ti alza più la sbarra. Tenersi a sinistra. Non chiedermi come lo so. No, non te lo chiedo perché è capitato anche a me. E ho visto il camion che ha fatto un piccolo salto. No, io parlo di realtà, non di Eurotrack. Ok. No, in realtà no. In realtà il telepass, ti posso garantire, prende fino a 70. Tu puoi entrare in casello telepass fino ai 70. Se entri più forte,
preparati a tirare una bella inchiodata. Tenersi a destra e poi voltare a destra. Boh, postiamo 90. Voltare a destra. Non importa, troverò un nuovo percorso. Galleria, via che si esce, raga, bel discesone. Discesina, non discesone. Insomma, anche questo discesina, dai. Queste sono le discesine che ti fanno alzare. Tenersi a la velocità 91, uscire a destra. Se non hai veramente. Ma se sei a 99, la fai a 99 tranquilla. Non serve, se sei con carichi leggeri tipo fiori, stai a 99 tranquillo. Sì, quando fai viaggi. No! Mamma mia. Mi sono visto il rimorchio di Pietro nella cabina, ragazzi. Devi mantenere un po' più di distanza. No, ma l'ho tenuta. Il problema è che ha avuto un piccolo lag e si è bloccato il camion. 100 metri è la distanza giusta. E sarebbe ciao già ragazzi, risicata. Buon viaggio. Andrebbe bene sui 120 circa. La distanza perfetta, perfetta. Io fra poco mi sa che prendo sonno. Come prendi sonno? Ah, il camion mio guida anche sulle curve da solo. Eccolo. Sono stravaccato sulla sedia, praticamente buttato. I piedi, non so cosa siano i pedali. Sì, anch'io sto usando il cruise control. Anch'io non tocco l'acceleratore. Tenersi a destra e poi uscire. Io l'acceleratore non so cosa sia. Uscire no. A destra. Non importa, troverò un nuovo percorso. Oh mamma mia. Dai che fra un paio d'ore parto. Ah, parti oggi? Ah sì. Ah. Ripeto, parto a l'una di notte. Ah, ecco, pensavo. A l'una e mezza. Pensavo che dovevi andare così da qualche amico io. Invece parti proprio. Ah no. No, parto direttamente da casa di sto mio amico. Grande amante, grandissimo. E quanto dopo fai? Due settimane? Due settimane? Ah, una. Sì, due. Non so, mia ricomi, magari. Magari. Che ne so, magari scavando dietro il giardino trovi la vena d'oro, che ne so io. Guarda, volentieri, ti stavo subito se sapessi che ci fosse. Ma purtroppo finirebbe prima perché c'è un problema noto a tutti e quindi vabbè. Tutti lo sanno come mi mangio i soldi. Ah. Questo è parcheggiato in strada? Sì, starà dormendo. Tanto ragazzi, è sulla corsia d'emergenza. Becchiamo qualcuno parcheggiato. No, io quando fermo il camion, vedo. Quando devo parcheggiare il camion entro proprio nella piazzola. Occhio qua, sempre dritto. Non succede niente, frizzi a 90, non serve rallentare. Se ci avete fegato. Io devo rallentare, se non vuoi che mi parcheggio sopra il camion di Pietro, devo rallentare per forza. No, io ho sbagliato un attimino l'ingresso, ho preso il primo palettino, poi. Madonna. I palettini là sono fatti apposta per rompersi. Via,
reimpostiamo velocità 90. Ma è l'idea mia, lo Scania R tiene un po' di più rispetto all'S. In realtà l'S è più ripresa. No, parlo a livello di tenuta di strada. No, sono uguali. A meno che non abbiano cambiato qualcosa, ma non mi pare. Boh, io cos'è? Forse fai una settimana fa sono sceso da Istanbul con lo Scania R. Cerchiamo un nuovo percorso. Ragazzi, inchiodato in strada. 97 km orari fisso, uno spettacolo guidarlo. Non si muoveva dalla strada. Vabbè, io con questo qua ti dico 100 fissi e via. Perfetto. Venivo giù alla grande proprio. Io ho marcato i miei 100 all'ora e ci siamo. Quindi tu ritieni che lo Scania S è un peggio di più secondo te? Che lo Scania S è un pelino meno stabile? Ma non lo so, non vorrei che sia un'idea mia. Io ho visto questa cosa con l'R e mi sono reso conto che l'R è molto stabile. Se tu stai guardando quello che ho fatto io ora, vabbè, a parte la manovra del ritiro di patente, ma a 90 all'ora ho girato lo sterzo 90 gradi e 90 dall'altra parte e il camion è rimasto piantato. No, beh, non sto dicendo che questo non tiene la strada, ho solamente detto che quello là, scendendo da Istanbul, venendo giù verso l'Italia, ragazzi, tutto a 97 km orari, anche belle curve, non si muoveva di un millimetro. Sì. Forse dipende anche tanto dal tipo di rimorchio, Che l'R era quello che usavamo con le transisole. Di là. Esatto. Sì, è che l'R devi stare attento soprattutto quando fai viaggi lunghi perché è un po' più bastardo. No, poi a 90 in arrivo, Anche questo non dico niente, va a viaggio anche questo. Però io ho fatto il viaggio da Istanbul, tanta roba, ragazzi. Voltare a sinistra. Voltiamo a sinistra, ho capito. E comunque è una curva tranquilla quella. Tenersi a destra e poi... Se vuoi viaggiare la fai tranquilla i 70 all'ora con sto carico. Voltare a destra. E non ti perdi d'animo. Siamo quasi arrivati, ridendo e scherzando abbiamo gli ultimi 4 km. Ma sì, beh, poi tanto da Bologna a salire a Monte di Baviera non è tanto grosso come viaggio. Sono 600 km. Infatti, bello tranquillo. Come hai visto, in mezz'ora si fa come viaggio. Sono i viaggi perfetti per le live, questi. Sì. Concordo. Dopo fare un viaggio di due ore in live, no. Ok, cerchiamo un nuovo percorso. Riorientamento. Devo farmi non solo esternare. Invertire il senso di farmi fare le manovre da ritiro di patente. Non importa, troverò un nuovo percorso. Eccoci qua che siamo arrivati, ragazzi. Non vi consiglio di fare il parcheggio dove vuoi. Perché? Perché devi passare in ingresso quel rimorchio parcheggiato lì. Il doppio. E invece io sono testardo, lo faccio. Fatelo dove l'ho messa io. Vado a incasinarmi anche io, dai. Ma no, in realtà non è che ti incasini, è che devi saperlo fare senza fermare il camion. Poi se lo fai in versione tranquilla non hai problemi. Sì, devo capire dove mi fa parcheggiare però. È qua dove sono io in teoria.
Sta lampeggiando dove sei tu? In teoria. Allora, andiamo a vedere sopra qua dove dice. Eh no. Dov'è che te l'ha messo? Sto cercando di capire. Allora, torniamo un pochino indietro. Andiamo a vedere dove l'ha messo, ragazzi. L'ha messo qua in mezzo. Ragazzi, strano ma vero, ma non mi dà il parcheggio. Almeno che non sei devo sicuro di averlo selezionato. Almeno che non devo parcheggiare dove sei tu. Secondo me sì. Sopra, aspetta che mi tolgo. Sopra di te dici? Prova un po', Foglio, ti vediamo. Perché l'unico dove sta lampeggiando è dove sei te. E allora sì. Penso di aver portato via mezzo rimorchio e mezzo soffitto alla garbetta, però infatti è lì Pietro. Sì, Pietro Marcello. Sì, dovrebbe essere qua in teoria. Adesso provo. Fate una moverina. L'occhio non l'ho ancora perso. Ci addrizziamo poco poco e poi andiamo dritti così e lo parcheggio via. Guarda, bello bello. Sì, ok, perfetto. Vai, consegniamo, spegni il cane, via. Vediamo, tac tac tac, perfetto, andata. Ok. Arrivo, raga. Reali, perfetto. Arrivo anch'io, scarico. Ragazzi, spettacolo, ci siamo fatti sto viaggetto come niente, abbiamo scaricato il nostro bestiame e noi siamo andati alla grande, ragazzi, dai. Non è andata male come viaggetto. Bene ragazzi, noi concludiamo qui e chiaramente ci sentiremo alla prossima. Faccio un passaparola ai ragazzi così vi fanno un saluto anche loro. Vai pure Teo. Buonasera ragazzi, spero che il gameplay vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Vai Pietro. Anche da parte mia ragazzi, spero che anche questo bellissimo episodio su ETS2 in compagnia di Marcello e Matteo vi sia piaciuto. Io come al solito vi invito a mettere un bel pollicione in su, iscrivervi a tutti i nostri canali e ci si vede alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, alla prossima, buone ferie a tutti, ciao ciao.